Lorenzo Filippini, 19 anni, terzino sinistro della FC Bari 1908. Tre aggettivi per descrivermi possono essere semplice, solare e socievole. Se non avessi fatto il calciatore avrei avuto tante possibilità, magari sarei diventato un impiegato, un qualcosa di diverso, però non avevo in mente un qualcosa, diciamo un piano B, quindi non avrei avuto idea. No, da piccolo diciamo che già sognavo di fare il calciatore, poi comunque sia nella mente ti passano tante cose, e soprattutto quando sei piccolo, però diciamo che è sempre stata una cosa abbastanza decisa dentro la mia testa, quindi ho sempre pensato di fare il calciatore. I primi passi con il pallone, diciamo che penso come tutti, li ho mossi per strada. E giocavo nel mio quartiere con i miei amici, tante volte anche ragazzi molto più grandi di me. Però fin da piccolo mio padre non voleva che entrassi molto presto in una scuola calcio, perché insomma voleva tenermi il più lontano, diceva lui, dall'ambiente del pallone già da piccolo. E quindi mi iscrisse in una piscina a fare nuoto fino all'età di 10 anni, ma era impossibile andare in piscina perché ogni volta che entravo pianti, strilla, mi dovevano insomma quasi portare con la forza, e appena finivo lì mi riportavano a casa, scendevo, prendevo il pallone e andavo a giocare con i miei amici, e quindi era diventata una cosa insostenibile anche per loro, e a 10 anni mi hanno portato a giocare a calcio. Il mio primo numero di maglia è stato il numero 10, nella scuola calcio della Lazio. Mi è capitato di fare altri lavori, perché mio zio ha un negozio di abbigliamento e magari durante l'estate, quando ancora facevo il primo liceo o anche la terza media, andavo a dare una mano, ma semplicemente perché magari mio zio ne aveva bisogno e allora lo andavo ad aiutare. Facevo il commesso, insomma, le magliette le piegavo. Ho frequentato il liceo scientifico e è andato abbastanza bene, insomma. Ho fatto la maturità l'anno scorso. Sono uscito, diciamo, un po' con l'acqua alla gola, però sono uscito. Beh, diciamo che per conciliare l'attività sportiva con quella scolastica ci vuole, insomma, un dispendio di energie inimmaginabile, soprattutto con il liceo scientifico. E infatti io per i primi 3 anni di liceo, soprattutto, mi sono trovato tanto in difficoltà. Tante volte tornavo dagli allenamenti in macchina con il libro, mi addormentavo sul libro. Il primo approccio di quando sono arrivato a Bari, non ci crederete, ma è la polizia che mi ha fermato. Ero in centro a Bari con la macchina appena arrivato e ero venuto appena qui a firmare il contratto, stavo con i miei genitori, siamo andati ad un ristorante nel centro e appena arrivo con la mia macchina mi vedo le sirene della polizia da dietro, però non pensavo stessero, insomma non avevano fatto né segno di accostarmi, però continuavano a seguirmi. Allora a un certo punto ho detto va bene, mi fermo, e mi fermo, mi accosto e mi fanno patente, libretto, beh, insomma tiro fuori patente e libretto e gli dico che ero appena arrivato, che e loro mi hanno detto guarda, abbiamo fermato proprio perché abbiamo visto una macchina che non conoscevamo, quindi ti abbiamo fermato per questo, e facciamo guarda, sono arrivato in questo momento a Bari e sono appena stato acquistato dal Bari per giocare quest'anno al Bari. E allora subito lui mi ha detto ah va bene, in bocca al lupo, dopo ovviamente aver controllato tutto però. Ma il mio principale pregio tecnico penso sia ovviamente il piede sinistro e diciamo magari il lancio, il cross. Il mio diciamo difetto più grande è il piede destro, perché rispetto a quello sinistro è meno come posso dire utilizzato, e quindi su quello devo lavorare molto. Se dovessi rubare una qualità del mio compagno, ruberei sicuramente il tiro di Galano e i suoi dribbling. Ovviamente ci sono degli hobby, uno di questi è la PlayStation, però più che Call of Duty direi FIFA. E poi ho l'hobby di andare al cinema, mi piace molto. E quando posso e riesco cerco di andare a vedere sempre i film al cinema. Ma il mio piatto preferito in assoluto, diciamo che sono un gran cultore del mangiare, mi piace quasi tutto. Però se ti devo dire un piatto preferito ti potrei dire la lasagna. La focaccia barese. La focaccia barese è tanta roba. Cantante preferito è Jovanotti, perché nel 95, quando sono nato, lui uscì con il suo disco, quello più famoso, Ragazzo Fortunato, di quelle canzoni lì, e mia mamma andò in fissa con quel disco e addirittura decise di chiamarmi Lorenzo anche per quel motivo lì, per il nome di Jovanotti, perché era andata proprio in fissa, e quindi decise di chiamarmi così, e da quel
diciamo, quando me lo raccontò, io iniziai a sentire tutte le canzoni di Jovanotti e devo dire che sono diventato un appassionato. Il film che rivedrei 100 volte è Il Gladiatore. Il Gladiatore, e come attore preferito ti dico Johnny Depp, e come attrice Angelina Jolie. Ciao a tutti, un saluto al popolo biancorosso e nomino per la prossima intervista Anthony Partipilo.